Allora Luigi, iniziamo questa nuova puntata in cui in realtà non iniziamo ma continuiamo un percorso che già stiamo facendo da diverse settimane. Ci troviamo proprio nel capitolo 8 del libro di Daniele, ma come abbiamo detto più volte il capitolo 8 poi riprende concetti già descritti sia quando nel capitolo 2 credo con la statua di Nabucodonosor, poi il capitolo 7 e il capitolo 8. Ci presenta queste visioni, ci presentano dei poteri che si sono succeduti e siamo arrivati a proprio all'ultimo periodo sia della statua di Daniele che delle altre profezie, quindi per quanto riguarda la statua di Daniele, il periodo dei piedi, no? Della statua di Daniele, e per quanto riguarda le altre due visioni siamo al punto del piccolo corno. Ecco, abbiamo visto l'altra volta, abbiamo accennato un po' a questo potere un po' particolare, perché è un potere diverso dagli altri, un potere che tiene in sé qualcosa di spirituale ma qualcosa anche di politico, e quindi forse per questo Daniele ne rimane spaventato quando vede che forse è connubio, no? Tra spiritualità, tra fede, tra religione e politica e potere, è un connubio molto molto pericoloso. Allora, da dove partiamo? Quindi io ti ho lanciato la sfida, ora a te di proseguire. Grazie, grazie molto Daniela, un saluto a te, un saluto ai collaboratori e a tutti coloro che adesso sono in ascolto. Ecco, vorrei iniziare con una notizia estemporanea. Proprio una mezz'ora fa il responsabile del nostro Dipartimento delle Comunicazioni mi ha fatto rimbalzare un articolo che è stato scritto da un giornalista, e il giornalista logicamente prendeva un po' in giro tutte le persone che stanno facendo previsioni, diciamo così, tra virgolette, complottiste sul caso del coronavirus. Ecco, noi non abbiamo mai espresso nulla che si collegasse al coronavirus con le nostre profezie. Nell'articolo si diceva anche gli avventisti hanno previsto per il 2021. Ecco, gli avventisti, lo smentisco categoricamente, non hanno previsto nulla per il 2021, a meno che, la cosa può sempre succedere, qualche cane sciolto utilizzando le profezie in maniera strampalata abbia promulgato date, insomma lo si riscontra un po' in tutti gli ambiti e non solo quelli religiosi. C'è una signora che ha scritto negli anni 50-60, credo nel 60, un libro in cui prevedeva una grande pandemia per il 2020. Ecco, già logicamente sui siti è stata smentita la notizia che fosse una profezia, diciamo. I romanzi, questo era un romanzo, possono prevedere date che qualche volta nella storia possono coincidere con fatti che accadono realmente. Ora, per quanto riguarda noi avventisti, noi smentiamo categoricamente il fatto che la nostra teologia ci permetta di promulgare date qualsiasi. Gesù stesso lo ha detto e gli avventisti seguono questo indirizzo di Gesù: nessuno sa il giorno, nessuno sa l'ora, tantomeno nessuno sa come andranno a finire le cose con il coronavirus. Quindi se la notizia è vera o è una delle fake news che oggi abbondano nei media, ecco, sappiate che questo modo di fare teologia o di raccontare le profezie non appartiene alla Chiesa avventista, qualunque sia il fatto che questo giornalista ha preso in prestito per poter dire queste cose. Quindi gli avventisti non hanno mai detto questo, e anch'io quando parlo di profezie sono molto prudente, perché so che è facile legarsi mani e piedi facendo gli improvvisati profeti, ma la Bibbia non ci autorizza a fare nessuna data. La venuta di Cristo è un fatto certo, teologicamente sicuro, ed è quello che predica la Chiesa avventista, ma proprio perché noi siamo sicuri che Gesù lo ha annunciato, siamo anche sicuri che Gesù ci ha detto: non state di ascervellare sulle date, perché questa data del ritorno di Gesù la conosce solo il Padre. Ecco, detto questo, doveroso perché nessuno pensi che gli avventisti sono profeti di sventura, noi ritorniamo a parlare di profezie. Non ci possiamo fare fermare da false profezie, da falsi profeti. E credo che sia anche un gioco, noi lo crediamo, del maligno, no? Gesù ha detto: non lasciatevi ingannare, soprattutto per quanto riguarda la venuta del Messia. Allora, quindi andiamo al nostro piccolo corno, tanto piccolo ma che diventa grande, che fa paura, ha degli occhi d'uomo, ha un modo di parlare molto arrogante, quindi a un certo punto prende, ecco, ha un ruolo di primo piano in questa visione di Daniele.
Sì, allora se me lo permettete, diciamo, riprenderei anche, se mai ci sarà una prossima puntata, l'argomento anche nella prossima puntata, perché è un argomento molto delicato, argomento sul quale sono d'accordo anche moltissimi storici e interpreti cattolici, visto che loro stessi hanno convenuto che questo corno così arrogante che si permette di cambiare addirittura la legge di Dio, cosa che spaventa appunto Daniele, come si legge nel testo del capitolo 7 del suo libro, è riferito al successore del romano impero politico, che altro non è che poi, così come dice anche in Daniele 2, l'impero religioso, che prende quasi tutte le caratteristiche dell'impero romano precedente, grazie, lo abbiamo detto in altre trasmissioni, a Costantino, che rende libera la Chiesa cristiana allora perseguitata, e la Chiesa, come dice un autore rinomato, da perseguitata diventa persecutrice. Allora i roghi, le forche, le uccisioni di credenti in Dio e nella Bibbia sono state perpetrate nella storia, lo riconoscono i fratelli cattolici, dalla Chiesa medioevale, la Chiesa che era diventata il braccio religioso del potere, o meglio la Chiesa, il braccio religioso si affidava al braccio politico, ai re, per sterminare coloro che la contrastavano, riconosciutissimo, ripeto, anche dagli storici cattolici. Allora il problema è questo, che a un certo punto Daniele riceve nella visione un dato importante. Nel capitolo 7, al versetto 25, si parla del periodo di questo piccolo corno, cioè questa prepotenza che eserciterà il piccolo corno, invadendo territori che non gli sono propri, anche quello politico, e distruggendo i santi dell'Altissimo, avrà una durata, per questa sua prepotenza, abbastanza limitata. Egli parlerà contro l'Altissimo, dice il testo, affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi, la metà di un tempo. Ecco, questo bruttissimo fatto storico che, ripeto, anche i papi hanno riconosciuto essere stato un problema della loro Chiesa, anche se non solo della loro Chiesa, il fatto di affliggere i santi dell'Altissimo, pensiamo ai Valdesi, ma pensiamo anche allo stesso Francesco d'Assisi, che se l'è cavata per un pelo, no? Rivoluzionari all'interno della Chiesa. Poi il testo dice si proporrà di mutare i giorni festivi e la legge, e qui addirittura Gossen ed altri autori dicono che i giorni festivi sono i sabati del Signore, che il papato ha trasformato nella domenica che conosciamo oggi, e la legge sono proprio i comandamenti di Dio. E poi ecco, tutta questa arroganza sarà inflitta a coloro che non la pensano secondo questo piccolo corno, per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. E cosa vuol dire? Ecco. Sì, prego. Questa modalità di parlare, no, nelle profezie, un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, come facciamo a capire, come poter quantificare con questo tempo? Sì, grazie. È un problema che hanno tutti coloro che si avvicinano alla Bibbia, e anche gli studiosi della Bibbia, che non sono tutti d'accordo su questo tema che sto sviscerando. Allora, la Bibbia comunque ha un principio fondamentale, perché Dio non è ingenuo. Se ha lasciato un libro con tutte le sue imperfezioni, se vogliamo, che poi Cristo ha allargato, ha ben fondato con la sua parola, la sua missione, ecco, questo libro, questa Bibbia, deve avere un meccanismo al suo interno che ci permette di capire le cose che apparentemente, come dici tu, logicamente sono apparentemente incomprensibili. Ho preso spunto da un bellissimo documento che mi è stato regalato, di conferenze fatte da un predicatore, Stephen Bohr, il quale dice una cosa molto interessante, che tempo nella Bibbia significa un anno. Quindi questo piccolo corno regnerà per un tempo, quindi per un anno, e poi dei tempi, senza qualificazione, in ebraico significa duale. Quando in ebraico non viene espresso un qualificativo, allora il plurale dei tempi significa due. Se si fosse trattato, per esempio, nel complesso un tempo, due tempi e la metà di un tempo di 3 anni e mezzo, diciamo, ecco, noi avremmo letto
due tempi e mezzo, quindi 3 anni, 3 tempi. Ricapitolo perché è abbastanza spinoso il tutto. Quindi un tempo uguale a un anno, dei tempi uguale a 2 anni, proprio perché non esiste il duale in aramaico e in ebraico, e quindi la metà di un tempo, metà anno. Mm-hmm. Il tempo che regnerà questo personaggio sono 3 anni e mezzo. Però siccome il capitolo è simbolico, riporta figure simboliche, le bestie per esempio, che non esistono in natura, anche la tempistica, anche ciò che riguarda ai tempi indicati deve essere comunque simbolico. Quindi allora facciamo un brevissimo esempio per capire come la Bibbia in maniera simbolica interpreti questi tempi. Se volessi per esempio tornare al mio paese tra 3 anni e mezzo, io non direi mai a un mio amico, va bene, ci vediamo tra un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Ecco, sarei semplicemente ridicolo e questo mio amico si metterebbe a ridere, dice ma hai sbattuto la testa contro qualcosa. Quindi nella Bibbia, quando il tempo è letterale, cioè un anno è uguale a un anno, viene espresso in modo letterale, perché la Bibbia, ripeto, ha questo meccanismo, si spiega da sé, soprattutto nelle profezie. E se doveste per esempio leggere, qui faccio un altro esempio, l'esperienza del profeta Elia, al tempo della tremenda siccità in Israele, questa siccità, lo sappiamo leggendo i testi nella prima e seconda re, durò veramente 3 anni e mezzo, ma un tempo letterale. Lì non è scritto un tempo dei tempi e la metà del tempo, c'è scritto che la carestia, la siccità durò proprio 3 anni. Ecco, la differenza la si nota all'interno dello stesso testo, comunque all'interno della Bibbia. Quando 3 anni sono letterali lo si capisce dal contesto, quando sono simbolici ugualmente lo si capisce dal contesto. Non so se avevi una domanda oppure posso andare avanti. No, puoi andare avanti, anche perché col libro di Daniele è fatto di tantissime immagini, tantissime espressioni che fanno capire che ci sono dei simboli. Infatti certo, l'angelo stesso spiega delle cose. Tu hai visto questa bestia, in realtà non è questa bestia ma rappresenta un potere, quindi è tutto simbolico, quindi anche le date, ecco, non possiamo prenderle in maniera letterale perché fanno parte di un tempo simbolico, perché si parla che copre un periodo tale da arrivare alla fine dei tempi, quindi è un tempo abbastanza, diciamo, lungo, quindi ecco, pochi giorni o sì, pochi anni. Sì, sì, sì. Ti ringrazio Daniele, perché infatti molti si saranno chiesti, ma se sono anche simbolici, sono sempre insomma tre tempi e mezzo, 3 anni e mezzo, no? Quindi è un tempo molto ristretto, mentre noi sappiamo che se veramente il piccolo corno è il potere religioso che ha devastato nel periodo medievale un po' oltre, diciamo questo potere è durato un po' di più di 3 anni e mezzo. Ecco, ora dicevo prima che c'è un altro principio. Quindi scusami Luigi, la storia ci viene comunque in soccorso in questo caso, perché attraverso la storia noi abbiamo le prove anche di quanto stiamo dicendo. Sì, cioè esatto, ciò che è accaduto ci fa capire, ecco, che ciò che era stato predetto, perché vediamo la realizzazione di queste profezie. Sì, sì, grazie. Una volta diedi il titolo di un libro a un mio amico che lo ha stampato con discreta fortuna, Quando la profezia diventa storia, no? Quindi la profezia non è fine a se stessa e relegata nell'ambito biblico. La profezia, parlando di tempi, di nazioni, deve per forza realizzarsi nella storia. Solo in questa maniera noi riconosciamo che è una profezia che viene da Dio e non da un profeta strampalato che è uscito fuori di testa. Allora la profezia deve essere vagliata leggendo la storia, conoscendo la storia, perché in essa si incarna, essa precede la storia e la realizza anche. E quindi infatti nella saggezza di Dio, dicevo prima, non c'è stato dato solo il libro di Daniele, che è durato fino al tempo in cui Gesù lo cita rivalutandolo. Gesù dice nel capitolo 24 di Matteo, di cui parleremo anche perché molti si sono sbizzarriti a usarlo in tempo di pandemia e coronavirus, no? Ecco, noi vedremo magari che cosa c'è di vero e quanto c'è di falso, ma Gesù nel famoso sermone profetico dove annuncia i segni della sua venuta, che diciamo tema nel quale, ripeto, Paolo è esperto,
dice: non avete letto che cosa ha scritto il profeta Daniele? Quindi è Gesù stesso l'autorità massima per la teologia di tutte le chiese cristiane che dice Daniele è attendibile. Però Gesù prolunga in avanti e quindi poi a Giovanni, un suo discepolo, prigioniero sull'isola di Patmos, Gesù completa ciò che Daniele non ha potuto completare, perché l'ultimo capitolo di Daniele dice proprio questo. Daniele dice al Signore: spiegami questa ultima profezia che non ho capito. E il Signore gli risponde: no Daniele, tu avviati verso la fine, cioè tu morirai, no? Molti capiranno alla fine. Io credo che Gesù abbia rilanciato questa profezia grazie all'altro suo discepolo, a Giovanni, prigioniero nell'isola di Patmos, riceve la famosa Apocalisse. Ecco, Daniele deve essere letto tenendo presente anche l'Apocalisse e viceversa. E proprio in Apocalisse noi scopriamo che questa misura di tempo contenuta nel libro di Daniele, un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, periodo di arroganza e di sopraffazione del piccolo corno, in Apocalisse viene anche definita con il periodo di 42 mesi o 1260 giorni. Quindi lo stesso periodo espresso in tre modi diversi. È un capolavoro di saggezza divina e magari più avanti, in altri momenti, potremo vedere perché. Nella Bibbia l'anno è composto da 360 giorni e il mese da 30. Ed è così che devono essere letti anche i periodi temporali che appaiono nel capitolo 7 di Daniele. Ecco, bisogna avere anche un po' di conoscenza storica. E per capire in quanti giorni rappresentano 3 anni e mezzo, un tempo, dei tempi e la metà di un tempo, basta considerare appunto che un anno era costituito da 360 giorni, 2 anni, 720 giorni letterali e mezzo anno, 180 giorni. Se noi facciamo la somma, e per radio è molto difficile visualizzarla, però abbiamo un totale di 1260 giorni. E anche se prendiamo in considerazione il periodo profetico espresso in Apocalisse di 42 mesi, contando 30 giorni per ogni mese, abbiamo ugualmente una somma di 1260 giorni anni. Mm-hmm. Perché nella profezia, in questo caso, un giorno equivale a un anno. Quindi il piccolo corno non dominerà solo 3 anni e mezzo, e qui vengono escluse tutte le ricerche storiche su Antioco Epifane, che in realtà fece dei guasti per qualche tempo, per 3 anni e più. No, qui sono 1260 giorni, anni. Il piccolo corno creerà grossi problemi all'umanità, soprattutto ai fedeli, ai credenti, per 1260 anni. Ora resta da stabilire quando inizia questo periodo di 1260 anni e quando finisce. E Luigi, per chi ci ascolta, come hai fatto a trovare questo principio giorno-anno, no? Che un giorno equivale ad un anno? Perché prima hai detto un tempo, dei tempi, la metà di un tempo, sono 3 anni e mezzo, simbolici, eccetera. Come arriviamo poi dai giorni ad anni? Sì, allora, anche qui bisogna ricorrere all'ambiente culturale, diciamo, nel quale è stato scritto il libro, quello ebraico, e quindi anche di ascendenza aramaica, insomma. Allora, nell'ebraismo questo principio è chiaro, era chiarissimo anche a Daniele, tant'è vero che non lo spiega nella profezia, lo dà come per scontato. Molti fanno riferimento a due testi dell'Antico Testamento, no? Al re di Tiro, al re di Babilonia, dove, o anche un altro passo di Ezechiele, dove il Signore dice: ti imporrò un giorno per ogni anno. Allora, io non ho mai creduto con sicurezza a questo fatto, anche se è vero, ma ci vogliono più versetti che spieghino meglio il testo. Quei versetti fanno capire che esisteva nell'ambito ebraico, nel rapporto Dio, colui che parla, e profeta, colui che riceve, esisteva questo tacito accordo. Nell'ebraismo esisteva questa conoscenza, ora i testi da citare sono numerosi, del principio giorno-anno. Nella Bibbia esiste questo principio, bisogna leggerlo con cura. Ecco, io credo che il mio amico Adelio Pellegrini, che ha scritto proprio il libro Quando la profezia diventa storia, e lo stesso Paolo Benini, che ha fatto un bellissimo testo proprio per mettere in risalto le bellezze e gli errori che
i teologi attribuiscono al libro di Daniele possa spiegare molto bene questo fatto. Ci vorrebbe una trasmissione a parte. Ecco, potremmo fare questa trasmissione a parte, no? In cui poter avere, ecco, anche Paolo, magari parlare di questo principio e di ciò che, di quella che è la critica poi che viene fatta al libro del profeta Daniele. Perfetto, io sarei felicissimo, anche perché sono cose che oggi, benché apparentemente complicate, vedete tutto questo sciorinare di date, no? Però sono indispensabili a capirsi, perché è una profezia contenuta, come dicevo in altre trasmissioni precedenti a questa, è una profezia, è un messaggio per i nostri giorni. Dio dice a Daniele: molti studieranno il libro con cura e la conoscenza aumenterà. Mm-hmm. Se tu vuoi, ti posso mandare un bellissimo PDF di un straordinario teologo, Zucchet, che ha proprio disquisito sul principio giorno anno e addirittura ha fatto una scoperta di un testo di un astronomo che ha preceduto di poco nella sua vita, diciamo, lo scadere della profezia delle 2300 sere mattine, cioè il 1844. Questo astronomo aveva anticipato questa data, che è la scadenza della profezia di Daniele, rilevando nel cielo le date che Daniele mette nel suo libro, e quindi lui ha scoperto ed è rimasto entusiasta perché il Signore dice a Daniele di contare per un anno, per un giorno, per un anno e poi per un periodo più ampio. Nello studio dei moti, della rivoluzione, degli astri, ci sono gli anni, diciamo così, contati alla maniera di Dio e che Dio poi ha comunicato a Daniele. Quindi addirittura la matematica, l'astronomia, non parlo di astrologia, non parlo di zodiaco e segni nel cielo a questo livello, parlo di astronomia pura, matematica pura, confermano che la profezia di Daniele è stata data secondo il ciclo annuale, così come il Dio lo ha inteso dare al profeta Daniele. Daniele non lo sapeva, eppure l'astronomia, poco prima dello scadere di questa sua profezia, nel 1844, aveva detto, l'astronomo infatti disse, il libro di Daniele è ispirato perché corrisponde a dati matematici riscontrabili, misurabili nell'universo. Ecco, diciamo, se qualcuno avesse intenzione di poter approfondire, anche perché magari sei ascoltato per radio e non magari avendo da prendere appunti o da approfondire, sì, quindi certe cose possono sembrare un po' difficili da capire, quindi noi possiamo dire a chi ci segue: se volete approfondimenti scritti, per cui voi con calma potete leggere, quindi poi anche farci delle domande, allora mandateci un messaggino, una mail, e noi vi manderemo il materiale che appunto Luigi ha preparato. Quindi per chi vuole, 348 290 11 77 oppure la mail della radio Catania @ radiovocedellasperanza.it. E Luigi, dobbiamo proprio chiudere qui, speriamo di poter, ecco, fare questa puntata mercoledì prossimo, vediamo gli impegni anche del pastore Paolo Benini, perché sarebbe carino, ecco, visto che siamo arrivati a questo punto, a capire meglio anche il giorno anno, ecco, ciò che la critica dice sul libro di Daniele, cosa abbiamo scoperto, l'astronomia e tutto quello che possiamo dire, ecco, potremmo proiettare tutto per la prossima puntata. Va benissimo, molto molto felice di poterlo fare. Ok, allora grazie, mando un brano, i 10 comandamenti, proprio perché, ecco, uno delle cose negative che spaventano Daniele, che questo piccolo corno fa, è proprio mutare la legge e i tempi. Sì. Quindi, allora, buon ascolto, alla prossima Luigi. Alla prossima, saluti a tutti, grazie.